era arrivato già quinto, quarto, terzo, secondo, che manca? Number one. Ho iniziato a nuotare più di 30 anni fa. Onestamente alla vostra età non potevo immaginare che poi dopo insomma qualche anno avrei disputato i giochi olimpici per la mia nazionale. Ne ho fatte 4 di Olimpiadi e che dire, quello che si prova andando all'appuntamento olimpico è una cosa straordinaria. E la cosa più bella è poter insomma sentirsi speciale. L'Olimpiadi di Sydney è stata perfetta. Il mio allenatore mi aveva proprio come programmato a essere un killer col sorriso. Io prima di gareggiare facevo così, occhio, occhio, perché ci sono io. Sono arrivato alla vigilia ovviamente dei 200 misti. La gara per cui ero arrivato a Sydney. Ero arrivato già quinto, quarto, terzo, secondo. Che manca? Number one. Partenza bruciante in quarta corsia per Tom Dolan e dietro di lui Massimiliano Rosolino. Mi sono tuffato e riguardando la telecronaca la mia percezione in acqua era ben diversa. Cioè tutti quanti, non è male, non è male. E io dicevo, è perfetto. 26,59 per Massimiliano Rosolino. Sì, un passaggio leggermente lento, ma questo potrebbe tornare utile poi come energia negli ultimi metri. E io mi sentivo un camaleonte, avevo tutto sotto controllo, nonostante ci stava Tom Dolan alla corsia centrale. Lo chiamavano il killer, raramente saliva su blocchetto e non vinceva. Ed era in grande vantaggio, lui era molto bravo a dorso, quindi aveva cercato di prendere la distanza. Però una volta che ho toccato con la manina a dorso e mi sono, diciamo, rimmerso per fare quella che è la fase subacquea, ho detto mi sento troppo bene, anche se ero in svantaggio. 56-32 a un secondo di gap. Va a prenderlo Covarana, va a prenderlo. Vedo che ogni bracciata che facevo avanzava, ogni bracciata che facevo avevo recuperato centimetri importanti. Io guardavo soltanto Dolan. E quando sono arrivato all'ultima bracciata in virata che vedo che tocco per primo, ho detto nessuno mi leverà questa medaglia. Rosolino sta passando in testa, una frazione alla rana straordinaria, 1.30.88. Primo Massimiliano Rosolino, primo, 1.30.88. Fino a 25 metri dall'arrivo ho cercato di spingere proprio la morte, ho detto non lo voglio neanche, non si deve avvicinare. E già in testa mia fantasticavo, avevo questo desiderio di toccare e saltare fuori. E quando ho toccato non mi sembrava vero. Non ce n'è più per nessuno, Massimiliano non accetta di perdere a questo punto da nessun avversario, li ha distrutti. Che vittoria, che grande medaglia d'oro, d'oro. Avevo le lacrime, cioè le lacrime, mi sentivo stordito. Non credo di essere speciale perché ho vinto le Olimpiadi, perché io dico sempre che vincere ti rende uguale agli altri, non diverso, perché qualcuno deve vincere, perciò nuoto, grazie. Sport è fondamentale, perciò io dalla vasca da bagno al mare rimanevo ore e ore, perciò mio padre ha fatto nuoto il tuo sport. E così inizialmente ci provano in tanti e ci riescono in pochi, però l'importante è provarci. Questo è...